a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio farvi vedere una cosa che mi ha veramente sorpreso. Infatti me la sono potuta regalare con appena 50 euro e adesso vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Allora, accettiamo qua sotto perché forse voglio farvi vedere se siamo fatti. Questa è quella del mio fratello, una volta era mia, ed eccola qua. Questa bici illustrata e sfavillante che vedete, io l'ho trovata buttata via, veramente qui di fronte, qui accanto, l'ho trovata buttata via insieme a un sacco di rifiuti, c'era tutto frigo libero, lavatrice, c'era un sacco di cose. Potete vedere che adesso è in condizioni pressoché perfette, meccanicamente funziona alla perfezione, il copertone dietro vabbè un po' scarso, non sarebbe da cambiare, come vedete, probabilmente ci farò, ma non so, sono fortunato tutta l'estate, provendo. Comunque sia da sostituire, ma potete vedere che tutto il resto è in condizioni eccezionali. Queste le ho fatte aggiungere perché non c'erano, c'erano delle spugne marce, che non voglio neanche farvi descrivere, appunto, non voglio descriverle. Qui è un po' arrugginito, ma niente di grave, ho già comprato lo smalto acrilico nero e con un po' di verniciatine sarà a posto. Basta la verniciatina qui e anche qui. Questo era completamente arrugginito, così come questo che vedete, così come il mozzo che vedete qui, o questa parte, questa levetta, tutte queste levette, ma tutte arrugginite, un po' di olio di gomito, un po' di grasso ed una bella spugna in metallo ed è tornato tutto appunto una volta. Anche questo qui era tutto incrostato di non so che cosa, non ho voluto neanche pensarci se no mi veniva da vomitare, e appunto è tornato completamente a posto. Ok, ci sono un po' di segnettini, questo è normale, non si può fare i miracoli, ma potete vedere che grosso modo lo stato in cui si trova è buono. I freni li ho cambiati, le camere d'aria le ho cambiate, ma le ho fatto cambiare tutto perché comunque non ho fatto il lavoro io, non ne sono capace. Ma tutto questo mi è costato appena 50 euro. Beh, trovare una bici di questo genere, vedete che è bellissimo, a mio parere il cambio è il più crudo che abbia mai provato, funziona tutto, e con soli 50 euro riuscire a trovare questo, tutta sta roba qui, per me è, beh, è un bel regalo, dai. A poi mi domando chi è che va a buttare via una cosa del genere quando con appunto 50 euro la rimetti a posto. Cioè, dico, piuttosto tienitela, restaurala e la rivendi a 100-200 euro sui medi, non la buttare via, perché è uno stato impeccabile. Io questa non la rivenderò ovviamente perché mi durerà per un bel po', spero. Grosso modo volevo farvi vedere questo, poi se mai vi farò vedere dei video di come funziona, di come va e tutto. Io appunto questo video adesso lo termino perché era un video di semplice introduzione. Guardate il telaio quanto è spesso, infatti vi assicuro che impennare con questa, io non impenno mai perché vado a giro tranquillamente, impennare con questa è pressoché impossibile perché è pesantissima, cioè se in confronto vado a sollevare quella di mio fratello, che ho meglio già detto, non la mia testa, non si sente neanche. Questa qui con tutto questo telaio robustissimo, se volete andare alla montagna è perfetta perché guardate qui non la spacchi neanche a morire. Sì, non è leggerissima, però non è neanche così pesante. Cioè nel senso, non è leggerissima, appunto, è pesante, appunto, non voglio dire altro. Questa pascetta la durerò perché non mi serve. Io il video lo chiudo, perché non ho nient'altro da dire per adesso, quindi iscrivetevi se volete altri aggiornamenti su queste cose qui, perché io le metto. E il video lo chiudo, appunto. Ci vediamo presto con un altro video. Ciao!